Io non sono responsabile di aver causato niente, la responsabile è colei che ha presentato un ricorso e da 4 anni sta prendendo in giro la giustizia piemontese e i piemontesi, facendo domande che non potranno avere accoglimento. Il giudice civile potrà dire quello che è la mia lista. In questo momento c'è una delcatura di falsità sulle autentiche, ovvero secondo il giudice penale dice che gli autenticatori erano in un luogo anziché in un altro, ma non è stata assolutamente travolta la validità della lista, né l'accettazione di candidatura, né la presenza della lista stessa. Però un conto è l'imputazio vero, un conto è il perseguimento di colui che è stato considerato responsabile penalmente, ma sono due cose diverse. Se vogliamo discutere del TAR, se volete io continuo a rispondere domande sul TAR, se volete parlare del penale io finisco qui di rispondere. È tutta una finzione questa cosa qua, è tutta una finzione mediatica, assolutamente, non è, è come in diritto civile si chiamerebbe lite temeraria, si figuri. La Bresso non può dire che non sapeva niente della lista pensionata di invalidi per Bresso. La signora Luginò Stanuovo Polacco ha firmato con lei tutti i ricorsi, tutti gli atti, perfino la querela di falso. In realtà la Bresso ci sta raccontando da 4 anni una favola che non esiste.